Football box. Montagne d'Abruzzo tutte da ammirare, tutte da sciare, la regione verde dei parchi con i suoi 9 comprensori sciistici, 400 km di pista per lo sci alpino e 300 per la pratica del fondo, rappresenta una vera attrattiva per appassionati e semplici amanti della montagna, un sistema che vanta tradizione e modernità. Con la leggendaria stazione di Campo Imperatore in cima al Gran Sasso, i comprensori dell'Alto Sangro, con Roccaraso e poi Ovindoli, Campofelice, fino a Pescasseroli, Tagliacozzo e Passo Lanciano, con discese scie ai piedi e sguardo sul mare Adriatico. Un giacimento sconfinato di opportunità, così come si coglie dalle parole dell'assessore regionale al turismo Daniele Damario. Per quanto riguarda tutta la montagna in generale, sia estiva che invernale, diciamo che circa il 16,5% delle presenze turistiche abruzzesi riguardano la montagna, quindi sicuramente una fetta importante dei turisti che raggiungono la nostra regione lo fanno per le nostre montagne. Quest'anno registriamo un notevole successo delle nostre piste. Evidente che ci sono diversi comprensori importanti in grado ovviamente di attrarre i turisti di prossimità grazie alla vicinanza di città importanti come Roma, come Napoli, come Bari, come altre città pugliesi, ma allo stesso tempo di poter attrarre anche turisti anche esteri che cominciano a conoscere le nostre piste e cominciano a usufruire delle nostre piste e dei nostri comparti sciistici. Un futuro dove si punterà sulla qualità degli standard dell'offerta e sul prolungamento delle stagionalità. È un sistema che sicuramente va valorizzato, ritengo che nei prossimi anni dovremmo migliorare forse la qualità dell'offerta turistica e fare un forte lavoro a stretto contatto con gli impiantisti, con tutti gli operatori dei nostri comprensori sciistici, perché ci sono tutte le possibilità di aumentare il PIL delle nostre montagne, soprattutto invernale. In un sistema di offerta così articolato, il consorzio Ski Pass dell'Alto Sangro rappresenta l'eccellenza delle proposte sciistiche nel centro-sud Italia. A illustrarne le caratteristiche il suo presidente Bonaventura Margadonna. Questa stagione è iniziata all'insegna del bel tempo e delle precipitazioni. Ora in questo momento noi ci troviamo nella una delle porte principali del nostro consorzio, del nostro comprensorio, che è la porta di Monte Pratello, situata a 1300 metri per la quota che si arriva sui 2000. Alle mie spalle c'è una new entry e questa è la nuova gabbinovia di Monte Pratello che sostituisce la vecchia seggiovia quadriposte, quindi si va a aggiungere alla flotta dei 37 impianti del consorzio. Abbiamo oltre i 100 km di piste, abbiamo una diversificazione delle classi, come si vuol dire in gergo sciistico, dalla verde alle nere, e abbiamo la nota e comunque della Coppa del Monte, la direttissima famosa del comprensorio qui di Monte Pratello, per arrivare alla nera dell'Aremogna, alle nere di Pizzalto. Quindi abbiamo un pacchetto ben fornito sia di piste che di impianti. Servizi di primo ordine nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid e un occhio attento ai prezzi e alle offerte. Ci siamo attenuti a tutto il dispositivo emanato dal nostro governo. Vengono presidiati sia all'ingresso degli impianti sia dei ristori, dove anche una notevole importanza nel nostro comprensorio, cioè delle persone preposte al controllo del Super Green Pass. Per quanto riguarda i prezzi, non abbiamo variato quelli di 2 anni fa, purtroppo, perché l'anno scorso non c'è stata stagione aperta a tutti. L'accessibilità
attività. Ora nel dettaglio abbiamo tutto un elenco di prezzi sul nostro sito di internet e abbiamo le fasce stagionali di alta e di bassa stagione. Tutti i consorziati da me rappresentati mi hanno imposto di fare uno sconto speciale a tutti gli abruzzesi. In effetti godono di questo pacchetto riservato ai residenti abruzzesi. Una località sciistica conosciuta già dai primi del Novecento, sicuramente la più nota e attrezzata dell'Appennino, con una posizione strategica e di grande valenza, con, oltre a Montepratello dal piano delle 5 miglia, altri due ingressi, la storica Aremogna e la più recente Pizzalto. Ci troviamo nella storica località dell'Aremogna, seconda porta principale del consorzio. Anche qui c'è una nuova gabinovia che è stata realizzata nel periodo del Covid e quest'anno è entrata in pieno regime. La felice ubicazione geografica ne esalta la capacità attrattiva, non solo per un turismo di prossimità, ma anche per turisti stranieri. La storia nostra nasce con il bacino campano e a susseguirsi il laziale, il pugliese, per poi arrivare giù alle isole e da anni a questa parte si sta evidenziando anche la presenza delle Marche per arrivare quasi ai confini tra la Toscana e l'Emilia. Si sta verificando un incremento di presenza straniera grazie a due possibilità di servizio. Uno è l'aeroporto internazionale di Napoli, Capodichino, che ce l'abbiamo a 1 ora e 3 quarti da qua, e poi la nuova porta aeroportuale di Pescara, che ci sta offrendo un servizio con il mercato europeo. Quindi credo che più si andrà avanti più avremo una sostanziale presenza di stranieri. La prima regola fondamentale è la servizio e professionalità, garanzia per lo sciatore, e quello che è, diciamo, la qualità ci ripaga nel tempo. Io credo che sono l'arma letale per cercare di attrarre le persone, la serietà e la professionalità del servizio. Attenzione a tutti i particolari, a partire dai servizi di emergenza e sicurezza. È storica la presenza della polizia come soccorso piste e successivamente anche dell'arma dei carabinieri. Quindi per quanto riguarda il controllo, intanto le stazioni si sono dotate di responsabile delle piste e quindi cura tutta la sicurezza delle piste. Viene controllata simultaneamente con sia dalla polizia che dai carabinieri, e quindi offriamo, e non ultimo, con l'ingresso anche della Guardia di Finanza. Quindi sotto l'aspetto preventivo, controllo, siamo all'avanguardia e diamo un servizio di sicurezza. Fondamentale per una località montana che si rispetti, oltre agli impianti e alle strutture ricettive alberghiere, la scuola sci. A parlarci della sua organizzazione, Walter Cipriani, direttore tecnico di Montepratello. Per i più piccoli sì, qui a parte nella stazione c'è un kinder che quindi permette a chi non vuole sciare magari di tranquillamente di soggiornare sulla neve e quindi giocare. Però anche per i piccolini il campo scuola si presta moltissimo. Abbiamo chiaramente una segreteria, organizza corsi e quindi assegna le varie ore ai maestri di sci. Diciamo che il periodo purtroppo non è dei migliori, anche se veramente adesso l'inverno è veramente arrivato, ma siamo un po' penalizzati dal discorso Covid, che comunque crea un po' di filo, un po' di confusione, perché insomma un po' in tutti i settori, con fatica, però comunque siamo riusciti ad essere comunque efficienti al massimo. Questa è una località che si presta un po' ai vari livelli, in quanto è dotata di impianti che comunque rendono accessibile un po' a tutti, anche ai principianti, insomma, la possibilità di sciare tranquillamente. Abbiamo un campo scuola eccezionali, con una prima pista che è una verde, molto molto didattica, e che ci invidiano anche molte altre scuole, diciamo. E la nostra scuola esiste già dal 1978 e forse anche prima, e facciamo corsi collettivi e lezioni singole, un po', diciamo,
alle varie richieste, cioè quindi si adatta un po' a tutte quante le varie richieste, e non solo a gente normodotata, ma anche noi organizziamo anche delle lezioni per non vedenti, in quanto abbiamo nell'organico due maestri di sci che comunque sono anche abilitati all'insegnamento per i non vedenti. Accoglienza e svago per una vacanza attiva, all'insegna del benessere psicofisico e del relax anche in tempo di Covid. E se venite da queste parti non si possono dimenticare le tante prelibatezze della cucina abruzzese, unica come le sue montagne. Box. Box.